Benvenuti. La puntata di oggi è dedicata all'imperatore Tito, figlio di Vespasiano. Due imperatori che fra l'altro hanno contribuito a plasmare la nostra immagine di Roma antica, che insomma oggi nel mondo l'icona di Roma antica è il Colosseo. E fa effetto pensare che Giulio Cesare, Cicerone, Augusto, il Colosseo non l'hanno mai visto, perché non c'era ancora, è stato fatto dopo. L'ha fatto Vespasiano, o meglio l'ha cominciato Vespasiano e l'ha finito Tito nell'80 d.C. Tito è passato alla storia come un imperatore mite, clemente. C'è anche un'opera di Mozart che si intitola La clemenza di Tito. Ma in realtà Tito, prima di diventare imperatore, ha anche comandato la guerra forse più feroce nella storia di Roma. La guerra giudaica. La repressione della grande rivolta degli ebrei in Palestina che si è conclusa con la presa di Gerusalemme e la distruzione del Tempio di Salomone. È stata una guerra atroce in cui entrambe le parti hanno fatto di tutto e forse peggio i ribelli ebrei che non i conquistatori romani. La torre sta per cadere! In realtà i romani e gli ebrei non si erano mai capiti. I romani diffidavano profondamente di questo popolo, l'unico popolo dell'impero che non rispetta gli dèi degli altri. Perché gli ebrei avevano il loro dio, geloso. Gli ebrei sono gli unici indigeni dell'impero romano che non fanno il servizio militare. Non perché non siano bellicosi, anzi, perché i romani non si fidano di loro. Gli ebrei sono sempre pronti a ribellarsi perché aspettano la venuta del Messia, che li renderà di nuovo i padroni del mondo. E anche questa cosa i romani non riescono ad accettarla con tutta la buona volontà. Pensare che fra gli ebrei le élite sono come quelle di tutti gli altri popoli conquistati. Le élite di Gerusalemme si adattano al modo di vita romano abbastanza facilmente, parlano greco, vanno in palestra, ma il popolo no. Il popolo ebraico è diviso in fazioni religiose, in gruppi che si odiano a vicenda, che si massacrano a vicenda. Anche per quello che questa guerra è così atroce. E allora si capisce anche come viene fuori un personaggio che insieme a Tito è l'altro protagonista della nostra puntata, Giuseppe. Giuseppe Bar Mattias, un capo dei ribelli che viene fatto prigioniero dai romani e passa dalla loro parte. Traditore! Nicanor! Se vogliono la guerra, allora avranno la guerra. Diventa cittadino romano, diventa Flavio Giuseppe, prendendo quel nome di Flavio che è il nome di famiglia di Tito e di Vespasiano. Va a vivere a Roma Flavio Giuseppe, alla corte dell'imperatore, e lì scrive in greco la sua storia della guerra giudaica, senza la quale non sapremmo quasi niente della storia che stiamo per raccontarvi. Flavio Giuseppe ha un'idea molto precisa, la colpa della tragedia è soprattutto degli ebrei fanatici, degli estremisti, come gli zeloti, che sono quelli, sapete, che dopo la caduta di Gerusalemme hanno continuato a combattere e a un certo punto si sono rinchiusi con le donne e i bambini nella fortezza di Masada e quando i romani stavano per prenderla si sono suicidati tutti, in massa. Il suicidio è un'offesa contro Dio. Possiamo dire, per esempio, che ogni terzo uomo sarà ucciso da quello accanto. È un sistema rapido. Ogni terzo uomo. Sì, va bene, cominciamo. Flavio Giuseppe, l'ebreo che è passato dalla parte dei romani, trova che la colpa di tutto è di fanatici come quelli lì. Perché lui, in realtà, Giuseppe, è un ebreo, sì, e si è messo coi ribelli, ma è un ebreo di famiglia sacerdotale, un fariseo. Per lui alla fine i romani sono gente molto più civile che non gli ebrei fanatici del suo stesso popolo. Ecco, si capisce che oggi della cultura ebraica Flavio Giuseppe non sia esattamente una figura popolare. Un grande storico francese, ebreo anche lui, Pierre Vidal-Naquet, ha dedicato un libro a Flavio Giuseppe e l'ha intitolato Il buon uso del tradimento. E un altro studioso israeliano, l'archeologo Yigael Yadin, che ha scavato a Masada, dice Flavio Giuseppe è stato un pessimo ebreo, ma un bravissimo storico. Buona visione.